E si è insediata oggi la nuova prefetta di Isernia. Tra i suoi obiettivi la trasparenza e misure per favorire sicurezza, legalità e coesione sociale. Claudio Vedovati. Le difficoltà economiche e sociali, non solo quelle sanitarie, hanno messo a dura prova le collettività, per cui in me c'è la forte consapevolezza di fare tutto il possibile per essere vicini a coloro che hanno sofferto di più. Non è stato un incontro formale quello di oggi con la stampa della nuova prefetta di Isernia, Gabriella Faramondi. Si è appena insediata in quella che vuole sia una prefettura dalle pareti trasparenti, capace di ascoltare tutti, prima di tutto i cittadini, consapevole della difficoltà del momento e di quanta sofferenza ha prodotto la pandemia nella vita delle persone. Per cui quando dico vicinanza alle persone, alla comunità, significa saper coniugare sicuramente la fermezza, affermare la necessità del rispetto delle regole, ma anche, altrettanto importante, la capacità di ascolto, la sensibilità, promuovere tutte le possibili iniziative perché la collettività possa avere sempre un luogo di ascolto, di confronto, eventualmente per cercare le soluzioni migliori. In cima ai pensieri c'è la necessità di promuovere misure per favorire, insieme alla sicurezza e alla legalità, anche la coesione sociale. Sono tutti argomenti, sono tutti elementi imprescindibilmente legati tra di loro, imprescindibilmente presupposto perché si possa esercitare veramente un diritto di libertà, le libertà democratiche. La libertà, ha detto la nuova prefetta, va sempre coniugata nel rispetto altrui, nella consapevolezza che dai nostri comportamenti possono derivare anche danni per gli altri. Questo significa legalità, le norme sono ciò che ci tiene insieme. Gabriella Faramondi ha una lunga esperienza al servizio dello Stato. Inizio con umiltà, ci dice, il mio lavoro ad Isernia, una terra ricca di storia e bellezza, consapevole della forza che può avere una comunità unita. Questa crisi così complessa, così difficile, la possiamo superare soltanto se ognuno di noi profonde il massimo sforzo.